Beh, innanzitutto vi do il benvenuto, a tutti il benvenuto, vi ringrazio di essere qui presenti questa sera, do il benvenuto a tutti i membri del nostro Cloud Lindau, ai giornalisti, ai blogger che ci stanno seguendo. Adesso appunto abbiamo cambiato l'orario dei nostri incontri, abbiamo deciso di posticiparlo. Di farlo alle 9 anziché alle 6, pensando appunto che a quest'ora insomma fossimo tutti un po' più tranquilli dopo il lavoro, magari un po' più stanchi, quello sì, però più tranquilli e quindi anche più in grado di ritagliarci un po' di spazio, di tempo, insomma, quelli giusti per parlare, per discutere serenamente di libri. Ovviamente do una. Ringrazio particolarmente, do un benvenuto particolare a quelli che saranno i protagonisti di questo nostro incontro, della serata. Mi riferisco ovviamente a Francesco Bauccia, che è qui per presentare il suo libro La notte negli occhi, che è appena uscito. Mi riferisco a Orazio Labbate, anche lui giovane scrittore, che appunto in questa occasione dialogherà con Francesco. Noi pensiamo appunto che i due autori abbiano molte cose in comune, molti interessi, anche una certa sensibilità in comune, apprezzano in molti casi gli stessi autori, forse anche quell'interesse nei confronti della tradizione del romanzo gotico, che comunque è molto presente nel libro di Francesco. Ecco, quindi pensavamo appunto che Orazio fosse la persona giusta per dialogare con Francesco in questo incontro. Lo ringraziamo appunto per essere stato disponibile. E poi do un grande benvenuto anche alla libreria Tempo Ritrovato di Milano, che vedo qui anche loro collegati, una libreria che noi sentiamo molto, molto vicina, ci segue molto le nostre storie, i nostri libri ed è molto attenta al panorama letterario, anche appunto alle giovani voci e ai nuovi autori del panorama letterario. Io adesso non voglio dilungarmi troppo, quindi passerei a breve la parola appunto a Francesco e a Grazia, in modo appunto che possano iniziare la loro conversazione. Direi che, ecco, appunto, il nostro incontro si svolgerà prima, appunto, loro due parleranno e poi, in un secondo tempo, avrete la possibilità di far loro le vostre domande. Potrete farlo a voce, vi daremo, per così dire, il microfono. Potrete farlo anche scrivendo sulla chat. Bene. Direi appunto che possiamo iniziare. Do la parola a Francesco, magari gli do anche il là chiedendogli di presentarsi un po', ecco. Presentarsi anche perché, ecco, un'altra cosa ci devo dire, questo non è il suo primo romanzo, perché appunto lui ha già scritto un primo romanzo, L'ultima analisi, però quindi non è un esordiente, ma nel nostro caso noi siamo degli esordienti in un certo senso, perché Francesco è il primo autore italiano, il primo giovane autore italiano che noi pubblichiamo nella nostra collana contemporanea, una collana che abbiamo deciso di dedicare a appunto tutte le giovani voci, a tutti i giovani autori del panorama internazionale. Ci mancava un giovane autore italiano ed ecco appunto che adesso abbiamo Francesco con il suo nuovo libro. Niente, parlaci un po' di te, Francesco. Sì, io vi ringrazio, ringrazio Lindau per questa serata, ma soprattutto appunto per l'occasione di poter essere il primo autore italiano in questa bella collana ed è un grande onore. E ringrazio anche tutti quelli che stanno partecipando a questa serata. E sì, ecco, come diceva Davide, questo è il mio secondo romanzo. Io di mestiere lavoro in editoria e in
in parte anche con la televisione, e, sempre appunto scrivendo. E appunto nel 2013 ho scritto un primo libro che si chiama L'ultima analisi, e che già si collocava un po', riprendo quello che diceva Davide, si collocava un po' in quest'area di gotico, fantastico, però già nel mio primo libro cercavo di coniugare a queste atmosfere, a questi richiami, a dei libri che mi sono sempre piaciuti tanto e che mi hanno appassionato, anche qualche elemento di biografia e di storia. E, questo forse è dovuto ai miei studi, che sono studi di filosofia, e quindi nel primo libro avevo cercato di montare all'interno di questa atmosfera gotica un possibile ultimo caso di analisi di Sigmund Freud nell'ultimo anno della sua vita, quando appunto si era trasferito a Londra per fuggire dal disastro che stava incombendo sul continente. E, ecco, in quel primo mio libro c'era un po' in luce quello che mi interessa, quindi appunto il mondo della biografia, della storia delle idee, e questo fascino per il romanzo ottocentesco, il romanzo gotico, il romanzo di avventura, in parte anche il romanzo di investigazione, fascino che affonda ovviamente nell'infanzia, nell'adolescenza, che però diciamo, mi piace tenere vivo. E in questo nuovo libro ho cercato di fare un altro passo in questa direzione. Qui appunto mi interessava, è stata un'occasione anche qui generata dai miei studi, l'incontro con la lettura di una biografia di Hegel che ho studiato per la mia tesi magistrale, e l'incontro con questo episodio poco noto che riguarda il primo figlio del filosofo, che in realtà fu un figlio rinnegato, un figlio che ebbe una vita travagliata e che finì appunto fuggiasco, arruolato nell'esercito coloniale olandese, nell'isola di Giava, che allora era appunto colonia olandese, e i due diciamo morirono senza essersi riconciliati, e per una coincidenza del destino morirono a poca distanza l'uno dall'altro, senza sapere più niente l'uno dell'altro. Allora, questo per me lettore, per me studente di filosofia, anche ghiotto di particolari sulle vite dei filosofi, e mi sembrava proprio un'occasione perfetta, perché c'erano tutti quegli elementi che mi avevano appassionato, dallo scenario indonesiano di Conrad, a questo viaggio dall'Europa alle colonie, e in più all'interno di un contesto come era quello appunto della filosofia, della storia delle idee, che mi avevo molto, molto caro per via dei miei studi. E allora, diciamo, questa cosa è rimasta nella mia mente un po' addormentata, ma sempre ogni tanto si risvegliava, sbadigliava nei miei pensieri, poi tornava a dormire, e poi a un certo punto, complice anche una terza lettura che mi ha illuminato, ma questo forse ne possiamo parlare più avanti, ho deciso di cominciare questo viaggio e di raccontare questa storia con l'idea di riempire quel buco nella documentazione che non c'è, senza appunto nessun tentativo di fare lo storico, ma di inventare
la mia storia gotica, di mistero, forse gotica qui non è l'espressione più adatta, però all'interno di questi elementi che sono quelli che mi appassionano di più. Tutto voglio ringraziare la casa editrice Lindau per l'invito, quindi Andrea, e poi sono perché semplicemente questa casa editrice raccoglie al suo interno un catalogo squisitamente letterario. Perciò spesso mi sono nutrito dei libri stessi della Lindau e quindi veder pubblicato per la prima volta in italiano sostanzialmente mi dà la possibilità di percepire quest'atto, un atto di totale devozione anche nei confronti della nostra narrativa più giovane, quella contemporanea delle giovani voci con quella di Francesco. La prima cosa che dico, ed è una cosa netta, senza nessun tipo di timidezza nell'esprimermi in merito, è che questo è un ottimo libro. Un ottimo libro letterario, e ciò è dimostrabile non solo dalla bellezza stilistica, di cui parlerò un pochettino più avanti, ma anche da proprio le ultime pagine in cui Francesco, nel suo La notte negli occhi, decide di intitolare un capitolo col nome di debiti. Sostanzialmente i debiti autoriali, quindi letterari, che l'autore, appunto Francesco, riconosce nei confronti di taluni autori, che io personalmente adoro e che ho ritrovato in questo libro disseminati in maniera molto intelligente, arguta, sapienziale e anche per nulla manierati come autori. Perciò credo che questo romanzo, che parte da latamente, in maniera superficiale, ma non superficiale nel senso della negatività del termine, ma all'interno di un'area esterna della storia stessa, è un libro che raccoglie questi autori di cui ho preso appunti e che volevo citare proprio per rendere merito a questo bel libro, insomma. Quindi l'eco generale del libro tocca questi autori che sono, secondo me, e che mi sono reso conto erano gli stessi di Francesco, solo arrivato alla fine del libro. Cioè, questo cosa vuol dire? Che l'afflato che mi unisce a Francesco è un afflato non generato dall'ultimazione del libro in cui Francesco tratta degli autori che lo hanno aiutato fantasmaticamente, ma sono proprio autori che io ho ravvisato, perciò questo dimostra un'eccezionale capacità stilistica. E sono, diciamo, Conrad, in cui ho ravvisato elementi nel testo relativi a un testo molto piccolo e snello, una novella, quindi un macro racconto pubblicato da Adeffi, che è un avamposto del progresso, quindi alcuni elementi avventurosi con radici misteriche che dissemina Conrad in un avamposto del progresso, Francesco li ha inseriti in questo testo, nel senso che non li ha inseriti prendendoli, ma appartengono al talento di Francesco. Poi c'è un altro libro che procede secondo un'avventura che ha in qualche modo ravvicinamenti col lato del fantastico, come quelli di Holberg, lo scrittore Holberg, che con la sua opera Il viaggio di... ho preso appunti molteplici su questa cosa. Il viaggio sotterraneo di Nils Klim in qualche modo mi ricorda anche il libro di Francesco, ma anche Allan Poe con il nostro Gordon Pym praticamente. Quindi l'avventura all'interno della nave affetta da fantasmi stessi o da una percezione del proprio io che non è mai troppo realistica, ma in qualche modo si sperde nella metafisica dell'intenzione del proprio io. Melville, chiaramente, ho visto che citava chiaramente Francesco, ma è netto l'atteggiamento che lui dimostra stilisticamente, il debito che ha nei confronti di Melville per quanto riguarda quella letteratura marinaresca, chiamiamola così, no? E anche dal lato biblico, per i toni arcaicizzanti che lui cerca di mettere all'interno del romanzo. E poi anche un altro autore ho visto in lui, cioè apparire nella sua letteratura, ecco, che è quello di Jack London, ma non il Jack London classico, dei classici di Jack London. Secondo due libri, Il vagabondo delle stelle, è una raccolta di racconti molto squisita, che ha un grosso, sicuramente ha una grande vicinanza nei confronti di La notte negli occhi, che è appunto Le mille e una morte. Perché ha una grande vicinanza nei confronti di questo libro, che vorrei dire a questo tipo di lingua, è proprio, ho sottolineato questo, è una lingua arcaica, elegante, aristocratica, quindi letteraria. L'arcaicità lo dimostra dal tipo di periodare che Francesco mantiene, dall'atteggiamento diaristico, dai flashback, dalle molteplici voci. Questa molteplicità, mantenuta salda attraverso un'eleganza costante che mai decade, mi fa riconoscere in lui un certo tipo di debito e un certo tipo di talento nei confronti di questi autori.
Perciò la prima domanda, dato che la trama l'abbiamo in qualche modo esaurita, possiamo chiaramente trovarla, è quello della genesi stilistica e strutturale di questo libro, quando è venuta e come è avvenuta. Ma innanzitutto grazie per questa bella panoramica e molto lusinghiera, e ringrazio Orazio di questo e poi lo ringrazio soprattutto perché mi dà l'occasione di parlare di molti autori che amo veramente tanto e in modo particolare vorrei ringraziarlo per aver parlato dell'ultimo racconto di Jack London nel Mille e una morte, perché è un riferimento che io non ho esplicitato in quel capitoletto finale, però effettivamente diciamo a volte lui sta utilizzando un atteggiamento analitico, no? Da un po' terapeutico, nel senso che mi fa venire fuori delle influenze che adesso riconosco anche e quel racconto lì è veramente incredibile. Comunque, a parte questo, sì, la Genesi, diciamo, si tratta, io ho deciso di scrivere nella forma di un memoriale finto. Quindi è una forma che è appunto molto nota e praticata nella letteratura e molto praticata anche nella letteratura di quel periodo, no? Ad esempio, questo gioco del memoriale finto, mi viene in mente lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, che lì è ancora più complesso perché è un incrocio di memoriali, no? Quindi stiamo sempre all'interno un po' di un modello, però volevo avere appunto una lingua che fosse allo stesso tempo non attuale, perché ci tenevo che fosse una lingua non attuale, ma allo stesso tempo non distante comunque non respingente. Il mio protagonista è un medico, si presuppone che è un medico che poi nel libro spiega di aver inaugurato una carriera di cercatore di uomini in maniera abbastanza casuale e quindi diciamo campa oltre che per quasi più di questa sua attività di cercatore di uomini che di quella di medico. E quindi mi immaginavo anche un uomo che avesse un background di studio, ma anche fosse in un qualche modo nuovo alla fatica letteraria. E quindi in un punto anche lui lo tematizza questo. E quindi io ho cercato di calarmi un po' nella mente di un uomo che è ferito dalla vita per motivi che poi chi vorrà leggere il libro capirà meglio, però che si trova davanti a un'esperienza inattesa, inaspettata e cerca di riportarla per quello che può nell'interno del suo orizzonte. Ma questa cosa, come molte cose che capitano nella vita e come soprattutto quelle che cerchiamo poi di raccontare, scappa da tutte le parti. Quindi c'è un'intenzione mimetica un po' di portare all'interno della sensibilità di un uomo del passato che compie questo viaggio interiore. In secondo luogo vorrei dire anche che ho deciso di scrivere come dire, una premessa e una conclusione che stridono apparentemente con il resto del testo, perché mi sembrava che servisse, come dire, una distorsione di prospettiva, per dare comunque la consapevolezza che, come dire, siamo all'interno di un gioco di illusioni, di un gioco di fuochi fatui, e quindi avevo bisogno di, come dire, un elemento architettonico che mi mostrasse
la finzione o comunque ecco appunto, direi proprio un cambio di prospettiva. Chiudo solo dicendo che quando pensavo a questa cosa mi veniva in mente ad esempio l'inclinazione che hanno certi monumenti che sono messi non in perfetta prospettiva allo spettatore, ma che sono messi leggermente di sbieco perché chi lo guarda possa apprezzarne il volume. Ecco, quello era un tentativo un po' di mostrare un po' di quinta del teatro e di dare questa, ecco, quindi questo sostanzialmente è il mio tentativo dal punto di vista stilistico. Esatto, sono d'accordo, perché questa attività illusoria che tu porti avanti, cioè col tuo romanzo, non viene a identificare lo stesso come un romanzo appartenente squisitamente al genere gotico. Può essere in qualche modo effettuato una sorta di slancio metaforico ascrivibile a una sorta di giallo metafisico con alcuni elementi organici del classico giallo. Cioè, cosa voglio dire? Che in fin dei conti, grazie a quei due escamotage molto raffinati, chiaramente mi pare scritti in corsivo se non erro, no? Quindi con un carattere diverso, oltre ad avere un'estetica che può richiamare una sorta di capacità illusoria della tua narrazione, quindi un effetto in cui effettivamente non sappiamo se questo viaggio è stato compiuto o meno. Questa è la cosa molto, molto intelligente, molto interessante, e questa sorta di incapacità di concretare l'effettivo viaggio, quindi se esiste o meno il viaggio, se è tutto frutto probabilmente di una capacità animica diversa da parte del nostro protagonista, no? E ci fa credere in qualche modo che ci troviamo all'interno di un palcoscenico fantasma. Cosa voglio dire? E questo palcoscenico fantasma, che tu architetti bene, ha dei protagonisti molto interessanti, dove c'è un personaggio fantasma, lo definisco io, che è quello di Willem Wind, no? Sostanzialmente lui una sorta di apparizione, un'apparizione che inquieta il lettore. Cioè l'inquietudine che immette nella narrazione questo non personaggio è un atto di raffinatezza che non tocca il gotico, ma tocca una sorta di giallo metafisico. Coglierei questa cosa abbastanza forzata nei tuoi confronti, forzata nel senso che non può esistere un giallo metafisico, ma che ha a che vedere con la metafisica. Un esempio di questa sorta di viaggio nell'orrore silenzioso, l'ho chiamato anch'io, in preda ad una sorta di raptus gradevole nei confronti del tuo libro, no? E quindi anche della mente, quindi un viaggio nell'orrore della mente potrebbe essere, è incarnato a pagina 140, ma non svelo nulla anche perché ometto il nome, in cui dici così alla fine, negli ultimi paragrafi, ecco, nelle ultime righe. Eppure sentì la testa vorticare e mi sembrò che il pavimento traballasse come il ponte di una nave nel pieno di una burrasca. Forse fu l'eccitazione di quelle lunghe ore trascorse al capezzale di non dico di chi. Forse l'inquietudine che mi avevano lasciato nelle ossa, o forse il mare da sbarco non mi aveva ancora del tutto abbandonato. Il giapponese non fece in tempo ad aiutarmi. Cosa voglio dire? Che questi piccoli atti, queste frasi, queste nuove creazioni stilistiche sono ottimi gradi di raffinatezza per non farci mai intendere cosa, se siamo nel reale o se siamo nell'irreale della storia, se questa sorta di meta romanzo storico che ha elementi finzionali che tu immetti in qualche modo colmando un gap storico, raccontavi anche in un'intervista, ci permette di credere anche, come faceva Sebald nei suoi romanzi, no? In Austerlitz, in Vertigini, eccetera, se ci troviamo nella storia o ci troviamo nella non storia. Perciò io credo che anche la tua cultura filosofica, quindi la tua, insomma, la tua filosofia, tutti i tuoi studi filosofici hanno in qualche modo toccato la tua narrazione. Perciò la mia domanda è duplice. La prima, l'importanza del personaggio terzo, chiamiamolo così, di Willem, no? Che in qualche modo cammina e non cammina, si vede, viene raccontato chiaramente anche dal figlio rinnegato di Hegel, no? Viene raccontato a metà romanzo. E poi anche l'importanza della filosofia, perché è molto, secondo me, importante in questo testo. Quindi personaggio terzo, chiamiamo Willem, più la filosofia. Sì,
Appunto, questo personaggio, cercherò di essere sintetico perché non vorrei, diciamo, poi neanche rovinare la lettura. Però, diciamo, personaggio, già la parola stessa porta in sé un residuo etimologico di maschera. Quindi il fatto che sia un personaggio ha questa importanza di maschera, no? Quindi sappiamo anche che possono esserci istanze che dialogano all'interno di anche nello stesso dialogo filosofico, no? Abbiamo, e quindi forse mi connetto anche alla seconda domanda. Il dialogo filosofico comunque è una messa in scena della verità, no? Almeno per come alcuni filosofi, soprattutto nell'antichità, l'hanno inteso, in cui ci sono dei personaggi, delle maschere che dibattono a proposito di questa verità. Quindi, in un certo senso, oltre all'influenza, ai modelli gotici, c'è anche questa idea del personaggio come maschera che dibatte della verità con il protagonista, in questo caso. Quindi, come due istanze all'interno di una stessa lotta, no? Gli angeli in lotta del quadro di Gauguin famoso, no? Sono quasi avvolti uno sull'altro in un corpo solo, no? E, quindi lo intenderei così: questi Wilhelm Wundt e il protagonista figlio di Hegel sono come due angeli avvolti in qualcosa che è possiamo vedere come un corpo solo o come due corpi separati. E sull'aspetto filosofico, rapidissimamente, insomma, c'è quest'idea che comunque mi interessava anche il periodo, l'epoca in cui sta cambiando il mondo, sta cambiando l'Europa, sta cambiando anche all'interno del suo pensare, no? Quindi Hegel rappresenta una sorta di estremo e di vertice, e all'interno di questa montagna c'è questo nucleo centrifugo che è appunto incarnato in qualche modo da un figlio che rappresenta un enigma e che scappa dall'Europa, che va a finire fuori dall'Europa, quasi un Rimbaud anzitempo. E quindi ci parla già di un mondo che è a venire, no? E Hegel mi sembra che sia, in un certo senso, poi non, senza voler entrare poi nel discorso filosofico, mi sembra una cerniera tra un mondo che è ancora quello della modernità classica a quello che poi si andrà a incorporare tutta una serie di inquietudini, di forze centrifughe che sono già in lui in parte presenti, ma come in quelle figure di confine, ecco. E difatti l'anticipazione di questo ragionamento lo abbiamo anche nelle due citazioni, la prima dello stesso Hegel, ma nel secondo, la seconda citazione è quella di Kenneth Lambert, molto interessante, da Jung parla, e lì in qualche modo è una tua dichiarazione di intenti, una dichiarazione di poetica letteraria che intraprendi, ma quello che mi ha colpito molto, e ritorno sempre al punto precedente, è questa indefinibilità del genere del libro. L'indefinizione, quindi la non facile catalogazione, rende il testo, come vedo anche dietro di te uno Sherlock Holmes di Guy Ritchie, per esempio, no? C'è questa tua affezione nei confronti dell'investigazione, no? Ma non è mai un'investigazione che ha dei passaggi alla, diciamo, come un classico giallo italiano, è più un giallo sciasciano il tuo, quindi un giallo che ha
disseminato al suo interno sviluppi storici, ma anche sviluppi filosofici, ma anche sviluppi dove l'illusione è al centro di tutto, dove la grecità nel concetto di maschera, quindi in Grecia c'era chiaramente la maschera durante il teatro greco, è fatto di maschere, quindi principalmente è quello il concetto. Non esiste nessun volto, bensì esiste l'ultravolto, il volto che non esiste in qualche modo. Noi, ma che in qualche modo esprimiamo con un elemento fisico organico che è la maschera stessa, storta, storpiata, non realmente rappresentante noi stessi, no? E questa è la sensazione che mi dà questo libro, ed è una sensazione che a mio avviso, proprio perché colma di inquietudine e di dotta interpretazione dei simboli, perché è pieno anche di simboli, personalità che si accavallano, diverse voci, tra l'altro, perdona quest'atto da recensore letterario, no? Mi piace molto il fatto che loro parlino e quindi si dispieghi il libro. Cioè, nel senso, queste lunghe pagine in cui il figlio rinnegato di Hegel parla e usa quindi il virgolettato in cui dobbiamo ascoltare lui, quando lui chiaramente lo trova o non lo trova, non sappiamo, no? È un libro dentro un libro, sono diversi libri. In taluni punti mi ricordava Sebald per la semplice ragione che questo Auschwitz esisteva o non esisteva. In questo caso chiaramente abbiamo uno sviluppo anche storico, no? Una conoscenza storica. Però io credo di non credere a questa storia. Proprio perché non ci credo, questo libro è letterario. Cioè non sto leggendo qualcosa che la storia mi ha già dato. È qualcosa che il libro sconfessa e cerca di reinventare. Perciò trovandomi in questa sorta di peruanico stupore, il libro l'ho apprezzato. Grazie, grazie molte. E questo, poi leggevo che sono. Sì, proprio... questa scelta anche mi fa piacere anche questa osservazione sul racconto nel racconto, perché ovviamente qui si tratta non di andare in una direzione mimetica, ovviamente nessuno dei dialoghi che io metto in scena nel mio libro è un dialogo mimetico, non potrebbe mai sussistere un dialogo di questo tipo, così come non si potrebbe mai immaginare in certi racconti di Conrad di sentire una persona parlare per una notte, no? Forse mi sembra che qualche critico abbia fatto un conto di quanto sarebbe stato raccontare uno dei personaggi mentre Marlowe lo stava a sentire. Ovvio che è una scelta assolutamente antinaturalistica e antimimetica. Quindi... Ed è una bella scelta. Però è io lo trovo molto gustoso anche da lettore nell'avere queste scatole cinesi, insomma, anche contro quello che è la dittatura del reale, no? Cioè, mi interessava questo. Poi, è un memoriale, è una persona che ricorda, che racconta, non ha necessità mimetiche. Ed è per questo che raggiunge i livelli di compiutezza, secondo me, letteraria. Grazie. Questo motivo. Pertanto la prospettiva dei dialoghi non si risolve in un minimalismo secco o che vuole compiersi secondo una prospettiva naturalistica del dialogo. Qui l'effetto delle scatole chinesi funziona, perché i trabocchetti sono disseminati all'interno delle narrazioni dei singoli personaggi, di quello che hanno fatto, di quello che hanno compiuto, di come hanno vissuto le vite. Tra l'altro, se volessimo proprio mettere elementi realistici, c'è il rapporto padre-figlio e anche la condizione del nostro ricercatore, della sua vita stessa, e anche le investigazioni che questo compie sono molto interessanti, perché sono investigazioni che non sembrano andare in netta profondità, ma hanno un grado di... sono molto taglienti le sue investigazioni, non sono taglienti di estremamente dotte. È come se si muovesse in una superficie dove l'inquietudine regna sovrana, capito? Cioè, quindi questa sensazione, questa sorta di pathos negativo che provavo, quindi un pathos contundente nei confronti di una mia serenità, mi ha provocato un continuare a volerlo leggere, il che non dettato dal classico meccanismo della tensione del climax ascendente, non era questo, non mi riferivo a questo, mi riferivo ad una condizione tipicamente legata al ventre e alla mente, no? Questi due concetti di scrittore che mi hanno colpito. Quindi, secondo me, è un ottimo lavoro.
Grazie, da questo punto di vista posso ancora aggiungere, colgo quest'altro spunto. Mi interessava anche appunto raccontare un indagatore che cambia con la sua indagine, no? Quindi il personaggio che scrive lo conosciamo come anonimo e finisce a voler, a reclama quasi di poter avere un nome poi alla fine. Quello è un passaggio minimo, no? Nell'identità di una persona, ma per il mio protagonista volevo che fosse un grosso viaggio, quello di riappropriarsi in qualche modo del suo nome. E secondo me questa indagine lo mette anche al centro di tutta una serie di temi caldi per lui come uomo, no? Come uomo senza nome, come uomo senza radici. E quindi, insomma, questo è anche un altro aspetto, forse meno gotico, ma più del giallo moderno, contemporaneo, cioè l'indagine non è solo un'indagine al mondo esterno, ma è poi qualcosa che si rivolge sullo stesso indagatore. Esatto. È lo stesso atteggiamento che ha Bratty Sciascia nei suoi gialli, come nel Cavaliere della Morte, la scomparsa di Majorana. Sono gialli che si rivolgono a se stessi, cioè, nel senso, i protagonisti dei libri di Sciascia non sono protagonisti che vogliono una risoluzione classica del giallo stesso, una risoluzione del proprio io che si sviluppa all'interno del giallo di Sciascia. E quindi sono anche lì libri non voluminosi, ma che nella loro eseguità numerica raggiungono comunque e portano ad una soddisfazione cerebrale molto molto nutriente, come fa il tuo libro in sostanza. Libri non voluminosissimi e copiosi, ma che all'interno hanno quello sviluppo stilistico, letterario e di concatenazione dei personaggi, nonché di anche Todomodo, per esempio, in qualche modo non conosciamo esattamente il nome del protagonista, o nel Cavaliere della Morte, o nella scomparsa di Majorana. Sciascia spesso non dà i nomi ai suoi protagonisti. Anche nei racconti fa lo stesso in qualche modo, perché in un certo qual modo lui vuole non identificare verso un nome proprio colui che atta una ricerca che prima di tutto una ricerca di se stessi, del proprio fantasma, di quello che cerca di essere anche il tuo protagonista, e che in questi due sorta di colonne architettoniche che contengono e comprimono questa sorta di buco nero della memoria. E si conclude, poi non voglio svelare nulla, però in qualche modo una riappropriazione del proprio essere ce l'abbiamo sia all'inizio che alla fine. Sì, grazie anche per questa evocazione bellissima di Sciascia, insomma, veramente bella. Ecco, ma poi anche, se vogliamo, anche un altro modello, un altro autore che amo moltissimo, che probabilmente anche mi ha influenzato, è Dürrenmatt, insomma. Quindi io penso che mi piace quando leggo un libro che abbia. A me piace leggere libri gialli, libri che contengono indagini. Sono un lettore che amo il genere proprio, sono appassionato del genere, sono sostenitore del genere. Però mi piace che il genere, diciamo, noi abbiamo il privilegio di poter leggere delle versioni, diciamo, molto arricchite, no? Siamo in un punto in cui il genere ha trovato tanti rivoli e comunque c'è anche se il giallo ci piace ancora tanto, è perché secondo me siamo anche noi in qualche modo intimamente convinti nella nostra vita che qualunque ricerca, qualunque mistero che andiamo a cercare di risolvere ci cambierà. Ecco, quindi non so, non siamo più Sherlock Holmes, ma anche lui comunque ha le sue evoluzioni, no? È un personaggio molto meno piatto di quello che si possa sembrare dai ricordi, ma l'indagine è assolutamente coerente con l'indagatore. Esatto, è quello che funziona. Funziona proprio la coerenza con il tipo di voce principale, colui che viene
viene dato ordine, quindi compito a lui dal grand'uomo, tu chiami così appunto Hegel a un certo punto, no? Giustamente, e da lì la cosa che mi affascina anche è un difficile mettere a fuoco questo incontro, seppur sia descritto da te, io dopo aver letto un dozzo di pagine, mi pare che fosse dopo pagina 20 o 30, non ricordo esattamente, no? L'incontro in cui gli viene dato proprio il compito di ricercare il figlio negato, già la mia mente aveva raggiunto un grado di spaesamento positivo, cioè nel senso che la narrazione del nostro protagonista senza nome, mi aveva già avviluppato in uno stadio di offuscamento interpretativo dei fatti. Quindi, ma non che non avessi chiaramente intesi tutti gli attimi, gli eventi, gli accadimenti e ciò che stava per accadere, ma ero talmente dentro uno stadio di illusione degli eventi, dei fatti, che le sue indagini apparivano come indagini nei confronti di un fantasma. Anche lì. Non voglio andare oltre perché poi se continuiamo a dibattere su questo punto andremo a svelare la trama, spremendo, spremendo, prima o poi dovremo andare avanti, nel raccontarlo. Ma dico a coloro che ci stanno vedendo, quando andrete avanti vi renderete conto che l'incontro, perché l'incontro non incontro, non lo so, con il figlio rinnegato di Hegel, apparirà come un incontro nei confronti di un fantasma. Non apparirà un incontro con un essere in carne e ossa, seppur è un essere in carne e ossa. Ma è talmente forte il grado di sapienza nel saper gestire questo vero e non vero, questa metafisica e questa realtà degli eventi all'interno di questo giallo della metafisica che ho chiamato io, che ha alcuni elementi organici, che ci fa andare avanti con la speranza di trovarci di fronte a qualcosa che non esiste. E questa è la tua bravura anche. Grazie. E curiosamente poi alcuni di questi aspetti si possono anche, cioè lo stesso Hegel, poi leggendo le sue opere che sono sempre molto complesse, molto sfidanti da leggere, ma poi si trovano delle cose curiose come certe sue osservazioni sull'ipnosi, no? All'interno dell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche, che è un passaggio che poi io cito all'interno del libro, un po' parafrasandolo, ma c'è un passaggio dell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in cui Hegel parla di sonnambulismo e di ipnosi e appunto ne parla come di stati in cui l'anima di un individuo mantiene solo la sua esistenza immediata, ma non si possiede davvero perché è sotto il potere di qualcosa o di qualcun altro. Quindi, insomma, per tornare un po' a quello che dicevamo prima, questo gigante di quel mondo lì aveva già al suo interno tutta una serie di inquietudini, no? Era già permeato da tutte queste. Anche lo stesso, ci sono alcune sue espressioni, come il pozzo notturno dell'anima, come appunto questo, o il passaggio che io cito nell'esergo del libro, in cui parla di notte del mondo, no? Ovviamente adesso prendiamoli fuori dai contesti specifici, dalla struttura argomentativa, però. Sono tutte, ma soprattutto questo del sonnambulismo e dell'ipnosi, è stata una delle chiavi un po' anche che mi ha guidato cioè questa idea di un'anima che non è padrona di se stessa, no? E poi sappiamo a livello della storia della cultura quanto poi questa idea di non essere padroni in casa propria sia stata fruttuosa, no? Con chi ha seguito Hegel. Ha seguito. Sì, mi dispiace interrompervi perché la discussione è estremamente interessante, però è già un po' tardi, quindi direi che adesso è il momento di passare alle domande e chiedere magari anche alla libreria, nostra ospite, Tempo Ritrovato, se appunto vuole magari chiarire, se ha delle curiosità, delle cose da chiedere. Sì, allora,
Innanzitutto mi unisco alla bella descrizione fatta da Orazio sul libro. Penso che la cosa che colpisce di più è sicuramente l'atmosfera che è riuscito a creare Francesco, questo mix di generi tra il romanzo marinaresco, il romanzo il giallo, metafisico e gotico, che rende appunto un libro non di facile classificazione. Questo è il suo bello, la sua struttura che avvince sicuramente tanto. E visto che sono stati citati tanti riferimenti, io adesso non so se è pertinente o meno, però soprattutto nella parte del giallo, diciamo, metafisico, mi è venuto in mente Colin Wilson, nei gialli, soprattutto di Colin Wilson, dove ci sono molti riferimenti alla filosofia, ci sono molti riferimenti anche a tutte le pratiche di ipnosi, eccetera. E quindi diciamo che leggendolo, per esempio, è venuto in mente un dubbio necessario appunto di Colin Wilson, vuole sapere se Francesco concorda su questo aspetto, se tra le varie citazioni possiamo inserire anche Colin Wilson. E poi per quanto riguarda la domanda, ecco, magari se ci puoi dire qualcosa in più su quel che poi penso sia l'aspetto reale del romanzo, qualcosa in più del rapporto tra Hegel e il figlio, che ignoravo, che è l'aspetto bello in fondo, perché anche nei romanzi, soprattutto quelli a sfondo storico, c'è sempre una parte che ci si può portare via, diciamo, che è interessante, quindi penso che sia quella che a un certo punto dà anche valore alla storia. Sì, grazie. Beh, parto magari subito dalla seconda, perché appunto ci siamo intrattenuti molto sui temi dei generi e delle influenze, ma appunto il nucleo della storia è reale, a me ha colpito anche molto proprio alla pancia, no? Perché comunque è una storia semplice e molto drammatica di un uomo che ha un figlio da una donna che non ha sposato, una donna che forse non ama neanche. Nel momento in cui ha questo figlio, Hegel non è ancora il grand'uomo che noi incontriamo poi nel capitolo. Che è un giornalista che fa un giornalista stacanovista e sta scrivendo in quel periodo lì, sta scrivendo delle cose pazzesche, quindi cioè, stiamo parlando di una persona che sta scrivendo la fenomenologia dello spirito in quel momento lì, quindi però come le dinamiche psicologiche sono in qualche modo eterne, a volte quando succedono dei salti nella vita, no? Perché è difficile affrontare le tragedie, ma a volte è difficile anche affrontare i successi. A volte quando ci sono dei salti nella vita si finisce per cercare di dimenticare una persona per dimenticare chi si era in quel momento, in quel periodo. E quindi in un certo senso c'è per quello che io ho potuto capire, anche poi rielaborare dalle biografie che ho letto, c'è questo un rapporto molto difficile da parte del filosofo, cioè da un lato il tentativo di integrare il figlio, dall'altro poi ne ha avuti degli altri, insomma, che quindi con una moglie che aveva sposato, che era anche di buona famiglia, beh, quindi c'è stato questo tira e molla, il tentativo di integrare il figlio all'interno della sua nuova famiglia, ma un tentativo che era forse non così partecipato nel profondo dell'anima, proprio perché era un'altra sua vita, un altro. E quindi, insomma, questo ha creato poi sul figlio, come immagine, come poi sviluppo, un'altalena di sentimenti che non deve essere stata facile. Beh, quindi questa secondo me al netto poi di quello che può essere l'inquadramento nel genere o il tentativo di raccontare anche un'avventura come ho cercato di fare io, una storia emotivamente forte, ecco.
mi ha colpito anche da un punto di vista emotivo. Questo è la base, no? Poi se non mi avesse colpito dal punto di vista emotivo, non mi sarei neanche messo, e sarebbe stato, spero che non lo sia, solo un esercizio cervellotico. Spero che anche il dolore di questo figlio, di questo rapporto, anche il dolore del padre possa trasparire, ecco. E, no, per quanto riguarda Colin Wilson, in questo caso non sono particolarmente titolato per parlarne, ma comunque appunto ribadisco l'interesse, almeno per quello che mi piace fare, di unire elementi dalla storia delle idee, dalla biografia a quelli del genere, quindi cioè una sorta di lo faccio con spirito da fan dell'uno e dell'altro, ecco. E quindi sono due mondi che amo, che pratico da lettore, e in qualche modo cerco di avvicinarli, no? Bene, io direi che potremmo andare avanti con le domande che nel frattempo sono state fatte, vedo qui scritte nella chat. Direi che se vi va bene le leggo io, così appunto magari semplifico. Allora, Paola Rinalde scrive: buonasera a tutti e scusate per la domanda più verso l'esterno, per così dire, rispetto al romanzo, ma così evitiamo spoiler. A pagina 16, ma giuro che sono più avanti con la lettura, il nostro medico investigatore dice: una storia è il frutto di un bisogno di chi apre bocca o intinge la penna nell'inchiostro, una corrente che trascina con sé colui che in quell'acqua sta cercando sollievo. Ed è a un bisogno profondo, in ultima analisi, che riconduco questo scritto. Vorrei chiedere a Francesco se condivide l'opinione del suo narratore e se sì. Mi piacerebbe sapere come Francesco ha capito di avere questo bisogno e se gli è capitato di nuotare controcorrente, di trovarsi a far andare la storia in una direzione che non aveva previsto. In ultimo, se alla fonte lui, quel sollievo che cercava, l'ha trovato. Complimenti a Francesco e grazie a voi per questa occasione di incontro e discussione. Grazie Paola, che domanda. No, ma questo lo riporterei a quello che già dicevamo prima con Orazio, insomma, che a me interessava l'idea di un narratore, di un protagonista che cambia insieme alla sua indagine. Quindi e due livelli: cambia insieme alla sua indagine e poi mette nero su bianco, cioè cerca di fare i conti con quello che ha vissuto e a volte, e molto spesso fare i conti vuol dire raccontare, no? Raccontare a qualcuno, raccontare a se stessi. E quindi, diciamo, prima ho detto che secondo me poi uno cerca di raccontare quelle cose in cui i conti non tornano bene. Allora il racconto cerca di tenere assieme quegli aspetti che dentro di noi, che siamo sempre molto severi, non riusciamo a tenere assieme. Quindi io, diciamo, lo vedo più quel passaggio, ovviamente ha qualcosa che ho provato e condivido, ma quella cosa lì è proprio un passaggio che io sento appartenere molto al protagonista, insomma, che cerca di sistemare le cose con un racconto. Questa è una modalità umana, no? Cioè trovare il senso, alla fine della storia è un modo di trovare il senso. Io passiamo quindi poi alla seconda domanda, che è però una domanda che è molto interessante, che toccava sicuramente. Buonasera a tutti, è di Simona Liatta.
Buonasera a tutti. Volevo chiedere a Francesco che rapporto ha avuto con Hegel da studente e se il romanzo è stato l'occasione per una sorta di rivalsa verso un filosofo così a sostegno della forza della ragione rispetto al caos. Grazie anche di questa domanda. Sì, io ho fatto appunto, mi sono laureato, ho studiato Hegel e mi sono stato in compagnia di libri suoi, di testi su di lui per un bel po' di tempo, ma cioè, non c'era volontà di regolare i conti. Perché comunque non è possibile fare i conti con ancora adesso, che appunto, tra l'altro volevo citare il fatto che siamo nel corso dell'anno hegeliano, perché si celebra il 250esimo anniversario della nascita, quindi questo è avvenuto per una fortunata coincidenza che a distanza di un mese, poco più di un mese dalla nascita del filosofo siamo qui a parlare. Però appunto io vorrei anche sottolineare che l'ho detto anche prima, mi sembra che sia una di quelle figure che sono talmente grandi, talmente vaste da esplorare, che hanno all'interno tante cose, no? Quindi hanno all'interno non solo quel tentativo di ordinare il mondo, ma anche la consapevolezza del fatto che sia permeato di oscurità. Però appunto il suo tentativo filosofico, poi non è la sede per entrare ma neanche io sono la persona più titolata per farlo, certo è un tentativo di procedere verso la ragione, ma senza dimenticare la lotta, perché è un processo, insomma, quindi è fondamentale anche qui il passaggio. Quindi io non ho regolato i conti, forse lui si era regolati con me. Allora, poi... Elisabetta Basso, buonasera a tutti. Vorrei chiedere a Francesco se il fatto di scrivere soggetti per la televisione ha avuto un ruolo nella concezione del suo romanzo. Grazie a tutti e complimenti a Francesco. Grazie, no, beh, insomma, diciamo che più che altro direi che cerco, non so, mentalmente scrivendo un approccio molto visivo alla scena, quindi cerco sempre di, quindi non direi tanto sul, cerco sempre molto di visualizzare quello che metto, che poi vado a raccontare, cioè vorrei, ho la speranza di poter far vedere qualcosa al lettore, no? E quindi non so se c'è qualche passaggio di corrente da questo ambito del mio lavoro, però mi piacerebbe che il lettore potesse vedere. Poi concludiamo con direi l'ultima domanda, quella di Davide. Buonasera, volevo chiedere a Francesco cosa ne pensa di questa tendenza molto recente degli autori italiani di attingere le proprie biografie nella scrittura di propri romanzi e se in qualche misura pensa che chi invece scrive storie inventate ex novo sia in qualche misura penalizzato dalle tendenze editoriali attuali che spesso premiano di più gli autori che raccontano della propria esperienza personale. Grazie mille. È una domanda da $1 milione. Beh, è chiaro che lo si vede in chi frequenta le librerie, chi legge di letteratura, insomma, che siamo all'interno di un momento in cui l'autore entra all'interno
dell'opera di volentieri, a volte anche con impeto, no? A volte facendolo in modo più o meno opportuno. Però mi sembra che se vogliamo trovare un minimo comune denominatore, non credo di essere del tutto immune da questa cosa, non tanto perché ci sia io, ma perché comunque in questo senso c'è sempre la volontà di coinvolgere una voce all'interno della vicenda raccontata, cioè la volontà di non separare mai la voce che racconta da quello che racconta. Ora, questo non lo si inventa adesso, è fatto da tantissimo tempo, forse anche proprio Conrad quasi che l'ha fatto tra i primi, no? Quindi, da un lato mi verrebbe da dire, però non sono un critico, non sono uno studioso di letteratura, mi verrebbe da dire che il lettore ha bisogno di sentire una voce che sia coinvolta esistenzialmente in quello che racconta. Quindi questo poi assume spesso questa forma dell'autofiction o del memoir o del... Però da un lato è condivisibile, cioè io ho fatto un'opera di totale finzione, ma volevo che il mio personaggio narrante fosse coinvolto in quel... Quindi non credo di essere del tutto immune al mondo letterario attuale che mi circonda, cioè sono cose di cui... Senz'altro sono permeato e molti memoir, molta autofiction è molto interessante. Beh, direi che non ci sono domande. Veniamo qua dal nostro incontro, che direi che è stato veramente molto, molto interessante. Ringrazio tutti protagonisti appunto della serata, da Francesco Bauccia, Orazio Labbate, grazie mille, alla libreria Tempo Ritrovato, che appunto se siete di Milano o vivete dintorni di Milano, appunto, vi invito ad andare a trovarli, perché appunto troverete tanti libri interessanti, tra i quali anche quello di Francesco. E, bene, vi ringrazio moltissimo. È stato un gran bel incontro, nonostante appunto anche il mezzo e la lontananza, insomma, siamo comunque riusciti a ricreare una comunità, un gruppo abbastanza così caldo nel dibattito e nel dialogo. Ringrazio tutti e auguro a tutti una buona serata.